ma guarda un po' l'uomo che è capace di fare. Mutila la montagna, ne cava le pietre, le squadra, le dispone le una sulle altre, e che è e che non è, quello che era un pezzo di montagna è diventata una casa. Io, dice la montagna, sono montagna e non mi muovo. Non ti muovi, cara? E guarda là quei carri tirati dai buoi, carichi di te, di pietre tue. E i tuoi faggi, i tuoi noci, i tuoi abeti, eccoli qua a casa mia. Vedi come li abbiamo lavorati bene. Chi li riconoscerebbe più in queste sedie, in questi armadi, in questi scaffali? Sentite, sentite. Su nel bosco dei castagni picchi d'accetta, giù nella cava picchi di piccone. Mutilare la montagna, atterrare alberi per costruire case. Là, nella vecchia città, altre case. Ci vorrebbe un po' più d'intesa tra l'uomo e la natura. Troppo spesso la natura si diverte a buttare all'aria tutte le nostre ingegnose costruzioni. Cicloni, terremoti. Ma l'uomo non si dà per vinto. Ricostruisce, ricostruisce. Bestiolina pervicace, e tutto è per lui materia di ricostruzione, perché ha in sé quella tal cosa che non si sa che sia, per cui deve per forza costruire, trasformare a suo modo la materia che gli offre la natura ignara, forse, e almeno quando vuole, paziente. L'uomo piglia materia anche se stesso, e si costruisce, sì signori, come una casa. Voi credete di conoscervi se non vi costruite in qualche modo? E che io possa conoscervi se non vi costruisco a modo mio? E voi, me, se non mi costruite a modo vostro? Possiamo conoscere soltanto quello a cui riusciamo a dar forma. Ma che conoscenza può essere? E forse questa forma è la cosa stessa? Sì, tanto per me quanto per voi, ma non così per me come per voi. Tanto vero che io non mi riconosco nella forma che vi date voi, né voi in quella che vi do io. E la stessa cosa non è uguale per tutti, e anche per ciascuno di noi può di continuo cambiare, e difatti cambia di continuo. Eppure, non c'è altra realtà fuori di questa, se non cioè nella forma momentanea che riusciamo a dare a noi stessi, agli altri, alle cose. Credete che si costruiscano soltanto le case. Io mi costruisco di continuo e vi costruisco, e voi fate altrettanto. E la costruzione dura finché non si sgretoli il materiale dei nostri sentimenti e finché duri il cemento della nostra volontà. E perché credete che vi si raccomandi tanto la fermezza della volontà e la costanza dei sentimenti? Basta che quella vacilli un poco e che questi si alterino di un punto, cangino minimamente, e addio realtà nostra. Ci accorgiamo subito che non era altro che una nostra illusione. Fermezza di volontà dunque, costanza nei sentimenti. Tenetevi forte per non dare di questi tuffi nel vuoto, per non andare incontro a queste ingrate sorprese. Ma che belle costruzioni vengono fuori!